Benvenuti su Home Writing. Oggi per la rubrica Fuori dal sacco vi porto a Edimburgo, dove sono stato per 3 giorni e mezzo circa. Siamo arrivati il 3 gennaio a sera per poi essere ripartiti il 7 gennaio. Il video uscirà immagino per fine di gennaio, inizio di febbraio, quindi sto vedendo molto dopo, cioè quasi un mese dopo rispetto a quando io ho visitato Edimburgo. Ed eccoci qua. Comunque siamo arrivati la sera, abbiamo fatto un giro per i pub, avete visto qualche violinista suonare nei pub, e questo è l'ingresso invece del Greyfriars, il cimitero. I cimiteri di Edimburgo in Scozia sono utilizzati come se fossero parchi, quindi sono sempre aperti, ci si può andare a fare una passeggiata in qualsiasi momento della giornata. Noi siamo andati lì di notte in maniera anche un po' coraggiosa, insomma, no? Perché il cimitero di Edimburgo contiene il Covenant Prisoners, che sono delle prigioni classificate come livello 3 per infestazioni e attività paranormali varie. Quindi siamo andati là un po' mossi alla curiosità, un po' anche perché, ecco, queste tombe che state vedendo riportano dei nomi, i nomi di Tom Riddle in particolare, ce ne sono anche altre, e questi nomi hanno ispirato la scrittrice J.K. Rowling, originaria appunto di Edimburgo, nella creazione dei personaggi, appunto Voldemort. Quindi abbiamo visitato la tomba di Tom Riddle qui, la stessa da cui poi è stato ispirato il personaggio, ma ci sono anche altre tombe che vedremo successivamente. E la luminosità non era un granché, ho fatto qualche foto, quella che state vedendo, in modo da catturare più luce per farvi vedere un po' qualcosina. Vedete com'è suggestivo comunque il paesaggio, è sempre un po' tra timore e mistico. La notte, e non ho mai in realtà visitato cimiteri notturni, questa è stata la prima esperienza, e è stato, tra virgolette, divertente, insolito sicuramente. Sulla via poi del Greyfriars ci sono tutti i negozi a tema appunto occulto, onirico, quindi anche il pub Oz. Poi avete visto che c'era un negozio appunto con la scopa volante come insegna. Quello che state vedendo invece è The Elephant House, che è il pub in cui la scrittrice J.K. Rowling ha ideato Harry Potter. Questo pub è stato chiuso poi in seguito a un incendio e hanno aperto una nuova divisione, diciamo, un nuovo pub di Elephant House, in attesa del restauro di quello vecchio, qui su Victoria Street, che è quella che state vedendo. Una città che è ispirato tra l'altro Diagon Alley, la saga di Harry Potter. E qui ora passeggiando vedete un sacco di pub a destra e a sinistra, e a breve avremo anche una visuale su The Elephant House, nuova struttura, e che è accanto appunto a questo museo che state vedendo, il museo di Harry Potter, dove di giorno c'è sempre una fila lunghissima. È davvero visitatissimo Edimburgo, attira tantissimi appassionati di Harry Potter, la Scozia in generale, perché ospita diversi luoghi che sono stati oggetto di riprese nel contesto dei film di Harry Potter, nelle trasposizioni. Qui vedete qualche gadget. La nostra fortuna è stata avere ancora delle decorazioni natalizie, quindi avere tutto quanto in tema natalizio, molto molto carino, suggestivo. Dopo ci sposteremo su Elephant House, su quello nuovo che abbiamo visitato anche dall'interno, ma adesso vi offro qualche immagine qui di Edimburgo. Quindi passata la prima notte, questo è il giorno, il 4 gennaio, quindi siamo mossi il primo giorno, diciamo, completo, perché qui di Edimburgo, che è molto caratteristica, l'Old Town, perché si divide in una città vecchia e una città nuova. Questa che state vedendo per lo più è la città vecchia, molto caratteristica per la sua architettura e i suoi negozi. Ecco, vedete qui a tema Harry Potter, c'è davvero tantissima, tantissima roba. E tra cappellini e bestiario c'è davvero di tutto, per tutti i gusti. Gli scacchi dei maghi, bellissimo, costosissimo anche come scacchiera, ma tutto fatto a mano, e sicuramente l'oggetto vale il prezzo. Ci sono un sacco di teatri, spettacolini. Questa invece è la cattedrale di Sant'Egidio, che ospita anche questa struttura, e piedi appunto della cattedrale, e c'è un Mary King's Close. È pieno Edimburgo di questi close, questi vicoli bui e stretti ai lati della Royal Mile, quindi la strada che taglia l'Old Town, la città vecchia. E questa Mary King's Close Street è famosa per aver ospitato molti poveri diversi anni fa della città, quindi ci sono diversi omaggi, ci sono anche dei piccoli tour guidati che mostrano il vicolo, vi raccontano a livello storico cosa è accaduto all'interno del Mary King's Close. Edimburgo è davvero una città ricca di storia, leggenda, di lore, quindi atmosfere mistiche, intriganti, che a me affascinano tantissimo, proprio per l'architettura e poi per tutto quello che hanno costruito attorno, in quanto a spettri, fantasmi, leggende. C'è davvero tantissimo, oltre alla storia poi in sé di per sé, che è bella, ma sapete che unita al discorso fantasmi e spiriti assume un tratto decisamente più affascinante, questo.
che è uno dei tipici scozzesi, col kilt scozzese, la cornamusa, e facciamo sentire qualcosa. Da votare tra l'altro anche il posto per le donazioni, sono avanti in Burgo, ragazzi. Questa è la via che proseguendo porta al castello. Royal Mile, quindi la città principale, è collegata alle due estremità, questo Royal Mile, quindi del miglio reale, perché la strada è lunga appunto un miglio, quindi 1,2 km circa, e collegato dal castello da una parte e il palazzo reale dall'altra, che poi vedremo. Questo è il castello che state vedendo, molto bello, dove all'interno trovate la cappella di Santa Margherita, delle prigioni interessantissime, come questi souvenir simpaticissimi, e trovate anche il tesoro con i gioielli della corona. Qui siamo di nuovo su Victoria Street, dalla parte bassa, però abbiamo fatto anche risalendo. Edimburgo è molto concentrato, in 20 minuti disposti dappertutto, raggiunge una meta ovunque volete andare. E ci siamo spostati qui all'interno di The Elephant House, come vi dicevo, dove è stato portato in questa nuova divisione la sedia e il tavolo dalla vecchia struttura dove J.K. Rowling, appunto quella che vedete qui in foto, ha scritto Harry Potter. È stata anche ricostruita la finestra dove osservava il castello, che è stata di ispirazione per lei, una stesura della trama. È stato riportato tutto il materiale dalla vecchia struttura a quella nuova, appunto per spronare i visitatori a visitare anche la nuova struttura, il nuovo bar. È molto carina come idea, sicuramente è in ambito turismo, è stata un'ottima scelta e è stato davvero emozionante per me, scrittore, aspirante tale, appassionato di fantasy, e vedere quella sedia con quel tavolo, pensare a tutta la storia un po' che ha segnato l'artista. Quella che avete visto poco fa era una scena, un piccolo scorcio della Galleria Nazionale della Scozia, dove sono stati diversi artisti, una galleria molto grande tra quelli internazionali e quelli locali. Per poi, ecco, siamo spostati all'esterno, dove c'hanno ancora mercatini natalizi, c'è questo villaggio di Natale dove ci sono diverse attrazioni e tantissimi stand, e questi molto, molto carini in 3D, che sono questo effetto caleidoscopico un po' e poi vabbè, cibo ovunque, c'è ogni metro fatto, sentivi odori di cibi, profumi, soprattutto Edimburgo è caratterizzato dall'odore forte di malto, che lavorano la birra, e quindi senti questo malto un po' in giro ovunque. Questo è uno scorcio dalla Princess Street, quindi la via in cui ci troviamo noi, che è parallela all'Old Town, perché poi alla nostra destra qui avevamo il fiume e poi potevate vedere dall'altra parte l'Old Town, perché noi eravamo nella New Town. E questa qua è una delle due attrazioni che ho fatto, questo è molto semplice, insomma salivi in cima con un tappetino, scendevi, non uno scivolo, un semplice scivolo, e qui stavo salendo, e poi sapete queste cose qua le faccio tutte quante, che siano banali, sono un po' più extremo tra virgolette, mi butto sempre dappertutto, e l'ho fatto anche in modo da avere una panoramica dall'alto, quindi questa è la panoramica che abbiamo da qui, che non è nulla rispetto a quella che avremo dopo, un'attrazione fatta successivamente. E questa è la mia discesa spericolatissima verso il basso, è molto simpatico, nulla di particolare. Questa invece è la cosa più extrema, e come vi dicevo, qui siamo saliti a più di 50 metri di altezza, e attaccati a delle sedie tenute da catene, insomma vorticavamo nell'aria, insomma altezze molto alte. Io ho fatto davvero tantissime montagne russe, però da qui è stato molto particolare e entusiasmante, perché si ha una sensazione differente, perché qui si è appunto attaccati da delle catene sospesi in aria, quindi dondoli in aria sostanzialmente, non sei attaccato a una struttura come può essere una sedia o qualcosa, no? Quando vai nelle montagne russe e trovi questo tipo di appoggio, diciamo così. Però la cosa stupenda qui, tra adrenalina e sensazione insomma di vuoto, tutto quello che ne deriva, il paesaggio è stato davvero stupendo. Qui stai vedendo dal basso un po' come funziona, e poi da qui siamo spostati al Calton Hill,
collina Cantone, da dove è possibile osservare un tramonto davvero strabiliante. Qui si sale da questo sentiero, un piccolo sentiero che sale verso l'alto, da qui di fronte si sale, un po' più lunga la via ma più tranquilla diciamo, invece sulla destra è un po' più in pendenza, però si arriva prima in cima. Ci sono diverse strutture, poi abbiamo questa di fronte che è utilizzata come un faro per le navi che arrivavano dal mare, potevano osservare o sentire il rumore di una grossa sfera cadere verso il basso ogni volta alle 13 in punto, in modo da far capire ai nautici l'ora attuale e la direzione. Questo è il tramonto che vedete qui dalla collina, dallo scorci fantastici. E diciamo che questa collina offre diverse strutture, c'è questo monumento che hai visto, c'è quella sorta di faro come dicevo prima, ci sono anche altre due strutture usate come osservatorio prima, diventate poi invece galleria d'arte moderna, in quanto un osservatorio non poteva poi essere più utilizzata per via dell'inquinamento luminoso, e quindi la struttura è stata rivisitata a modo di galleria d'arte contemporanea. Qui stai vedendo alcuni scorci del paesaggio, delle colline, questo spazio verde è molto molto bello, questi paesaggi verso il mare, verso la città, che offrono davvero questi scorci magnifici e suggestivi. Siamo rimasti lì per un'ora circa, sì, e quella che vedete è una delle sette colline vulcaniche su cui sorge Edimburgo. Poi siamo scesi verso il basso. Nel frattempo vi dicevo prima che ci sono tre le strutture sulla collina Cantone, ma che poi avremo modo di rivedere. Questo è uno scorcio sul Palazzo Reale, che a quest'ora era chiuso, infatti poi siamo andati l'indomani, quindi qua vi offriamo soltanto una vista così generale, perché le porte stavano chiudendo. Questo è il Palazzo Reale, come dicevo il Palazzo Reale collega attraverso la Royal Mile, quindi la via che taglia l'Old Town, il palazzo appunto al Castello di Edimburgo. E qui ci siamo ritrovati per il tour sui fantasmi serale. Avevo detto che ci sono tanti fantasmi, leggende e storie, e così ci siamo mossi con la nostra guida che ci raccontava tantissime storie del dark side diciamo di Edimburgo. Ci ha riportato per i cimiteri, in particolare ci è stata mostrata una tomba che riporta, una lapide che riporta sopra un viso, come un viso stampato di quello che si presume essere lo spettro della persona sepolta viva sotto quella lapide, e molto molto suggestivo. Oltre a tutte le storie sono state raccontate, questa è la lapide che state vedendo, si dice che la persona che si è seppellita lì sotto fosse stata in realtà sepolta viva, come dicevano, dopo dei graffi all'interno della bara. E questo invece è il Banshee Labyrinth, appunto denominato così, le Banshee erano creature, spiriti che prevedevano la morte di persone. Questo pub è intitolato appunto al Banshee perché si dice uno dei posti più infestati di Edimburgo. Non si può mangiare qui, si può soltanto bere, ci sono molti pub in cui non puoi mangiare ma soltanto bere, e ho fatto un giro rapido all'interno del pub per fare una ripresa al volo, in quanto posto più infestato, tra i luoghi più infestati. Sono state diverse le apparizioni di fantasmi, anche documentate, anche dimostrate, e tra le più disparate e c'è anche da pensare ad esempio a quello del Gran Café, che un tempo ospitava la tipografia, adesso invece è un hotel e caffè appunto, e anche lì ci sono apparizioni, e davvero tantissime storie. Hanno visto delle persone sistemare scatole che in realtà non c'erano, cioè nella scatola, nelle persone, cioè soltanto impressioni, visioni, quindi spettri. È davvero comunque molto suggestive tutte queste storie, che ci ha riportato poi anche sulla collina Cantone, quindi la Canton Hill, e questa è il Palazzo Reale. Ma prima questa è l'abbazia ormai in rovina a fianco al Palazzo Reale. Ma vi dicevo prima di proseguire però con la chiacchierata, l'avevo detto prima che c'erano tre monumenti sulla Canton Hill, non vi parlavo del terzo. Quindi abbiamo il faro, l'osservatorio poi diventato galleria d'arte moderna, e poi abbiamo una struttura composta da, se non erro, 12 colonne. Dovevano essere più colonne, doveva essere una struttura ben fatta, ma in realtà sono stati spesi tutti i soldi per quelle colonne e quindi la struttura non ha mai trovato compimento, quindi da molti è considerata anche la vergogna di Edimburgo come struttura, è rimasta lì a monito appunto
dello spreco, della vergogna appunto di Edimburgo. E quello che stiamo vedendo ora invece è il Palazzo Reale, o meglio i giardini. Avete visto l'abbazia, davvero molto particolare, i giardini, ci sono davvero tantissime storie. Il Palazzo Reale viene utilizzato come residenza attuale per i reali, e oggi, prima era il castello. Visitato il palazzo, molto molto interessante. Ci siamo spostati, abbiamo fatto la colazione che avete visto prima a schermo. Questo invece è un museo locale molto carino, piccolino, con alcuni utensili dell'epoca, diverse riproduzioni in scala di plastici della città e altre cornamuse ovunque. E poi ci siamo spostati ancora. Questa è la mattina del secondo giorno, dopo questo giro al Palazzo Reale siamo entrati qui al Museo di Scozia, che si distribuisce su 7 livelli e dove in cima c'è anche una vista dall'alto della città. In ogni livello troviamo qualcosa, da rivoluzione industriale a animali, davvero di tutto, alla moda, diversi settori, il mare, cioè diverse tematiche vanno trattate, i minerali come in questo caso quello che state vedendo. E c'è anche la pecora Dolly, la pecora che è stata clonata dopo più di 200 tentativi. Una pecora è stata clonata, quindi creata direttamente in laboratorio utilizzando il DNA di un'altra pecora, la pecora Dolly, nella fine degli anni 80 è stata clonata e poi ecco, l'abbiamo portata qui al Museo di Scozia, la vedremo a breve. E questo è che vi sto mostrando diversi reparti, c'è cioè il reparto musica, vedi ancora qui strumenti musicali, e davvero tantissime cose, sono ecco i veicoli aerei, e quindi dai più recenti ai più vecchi, c'è anche questa simpaticissima mongolfiera che state per vedere ora, ecco questa sale e scende, molto simpatica, e poi l'aria mare di cui vi dicevo prima, è carino questo effetto della battigia che batte a terra, e poi una ricostruzione con della plastica dei fondali marini, che ho trovato una riproduzione stupenda, perché molto spesso l'uomo non aiuta col suo inquinamento, e questo invece è proprio uno smacco, no? che è stato fatto alla natura, nel senso, guardate, riesco a essere magnifica nonostante l'inquinamento, quindi le plastiche che buttate in mare. Quindi vedo il significato di quest'opera, davvero molto molto bella, forse la migliore, la struttura. E poi arriviamo in cima, dove c'è questa visuale, una panoramica dall'alto. Diciamo che ci è andata bene con il tempo, perché per quanto sia stato freddo, non è stato un freddo insopportabile, infatti per molti definita questa temperatura come quasi tropicale, se pensiamo che fino alla settimana prima c'era stata una tormenta di neve. E questa è la pecora Dolly di cui parlavo. È bello pensare in che modo già alla fine degli anni 80 la genetica sia stata possibile, se è stato possibile arrivare a questo risultato, insomma, genetico, fatto in laboratorio, insomma, questa pecora, un esempio, insomma, scientifico, non da poco per l'epoca. Questo invece è il cane Bobby, famoso cane, a cui è stata dedicata la statua ed è sepolto qui nel cimitero di Edimburgo, e è diventato famoso perché ha atteso il padrone una volta morto, lì sulla sua lapide, e poi è morto con lui anni dopo. Come vi dicevo, qui nel Greyfriars c'è una zona, il Covenant Prison, classificata come livello 3 per fenomeni e attività paranormali, più di 400 attività registrate, ed è possibile accedere soltanto firmando una liberatoria in cui si esonera altre persone di ciò a cui è possibile andare incontro. E perché molti sono stati trovati con lividi, graffi e altro, quindi quello era un simpatico ospite del cimitero, uno scoiattolino, a cui ci avviciniamo verso le prigioni che abbiamo potuto vedere soltanto all'esterno, perché si accede soltanto con visita guidata, quindi purtroppo non sono potuto entrare, dico purtroppo perché nel mio caso la curiosità supera la paura e l'ansia, insomma, e quindi sarei entrato volentieri, ma ecco, questo è l'ingresso, ma non siamo riusciti a entrare per i motivi detti un attimo fa, insomma, e quindi me ne vado con questa affascinante prospettiva dal basso verso l'alto delle prigioni, per poi rimetterci in marcia. Ci siamo mossi ancora qui per Edimburgo, siamo qui al giorno successivo. Queste sono dei new steps, quindi nuove scale, una scorciatoia tra virgolette, che porta dalla vecchia città alla nuova città che abbiamo attraversato, per arrivare poi al Dean Village, che è quello che state vedendo qui. Famoso perché ha ospitato diversi pescatori tempo addietro e persone povere anche qui. Edimburgo in passato non ha goduto, diciamo, di tantissima ricchezza, erano pochi ricchi e avevano qualche privilegio, ma è stata una città molto molto povera
e c'è stata anche una grossa epidemia nel 1600 che ha decimato la popolazione, ma c'è tanto a raccontare. Edimburgo è davvero una storia affascinante, sia a livello storico che a livello di leggende, come dicevo, lore, quindi questi eventi mistici che confezionano tutto quanto al meglio, dando un'aura ancora più meravigliosa a tutto. Sicuramente uno dei posti più belli che abbia mai visitato qui in Europa. Questa è una prospettiva che vedete dal Dean Village, e poi spostiamo sulla Circus Lane, una delle strade più fotografate appunto per la sua struttura semicircolare. E qui stiamo passeggiando per una via che alla fine è una via molto carina, piccolina, stretta, ma nulla di particolare se non fosse per la sua struttura appunto, che ha attirato diversi fotografi. E ci spostiamo ancora qui su queste scalette e ci dirigiamo verso il Gran Café, che prima era una tipografia, come dicevo, dove sono stati avvistati diverse apparizioni. C'è una tipografia che è stata incendiata e poi ha avuto diverse collocazioni in termini urbani per poi arrivare a essere questo Gran Café, che è un caffè e hotel, come dicevo. E poi abbiamo concluso la giornata in questo centro commerciale, da cui si accedeva da un'area aperta, quindi si entrava all'interno. Abbiamo trascorso così il tempo per poi spostarci al giorno successivo. Qui non è notte ma è mattina presto, siamo partiti alle 7 di mattina per tornare per le 7 di sera alla volta delle famosissime Highlands e di Loch Ness, il lago forse più famoso al mondo. E gli scorci sono stati fantastici, ho avuto tempo in pullman, anche se è davvero una bella sfacchinata, perché 12 ore di pullman, abbiamo percorso più di 500 km e abbiamo passeggiato con questo pullman, abbiamo visto un sacco di cose magnifiche come questo, una riproduzione di questi spiriti a forma, che avevano le sembianze di cavallo, che avevano diverse funzionalità all'interno della mitologia locale, e una tra tutte la protezione dei popoli. E ci spostiamo ancora, ho davvero tantissimo materiale, video, foto scattate qui da pullman, sotto, a terra, in alto, in basso, in tutti i modi, ma davvero il video sarebbe durato più di un'ora sicuramente. Già questa è una durata abbastanza alta, a cui arriverò alla fine, però ci tenevo a dare una visione quanto più dettagliata nel più breve tempo possibile della mia esperienza. Qui il paesaggio cambia, arriviamo infatti nelle Highlands, queste cime innevate, perché come dicevo c'era stata una tormenta di neve che aveva reso tra l'altro il passo impraticabile fino a una settimana prima, ma paesaggi davvero fantastici. Siamo mossi ancora e qui nelle Highlands è possibile trovare lo skyfall, un fenomeno. E che cos'è in sostanza? Le acque sono tanto scure e che sembrano vuote, questi laghi sembrano vuoti e tanto scure da riflettere perfettamente quello che è sulla superficie. Quindi questo fenomeno fantastico attira fotografi da ogni parte del mondo ed è davvero una fortuna poter ammirare qualcosa di simile. Le vette che ci sono non sono vette altissime, la montagna più grande infatti, più alta, scusatemi, arriva a 1300 metri. Quelle che vedete adesso invece sono le tre sorelle, i tre monti principali, a cui tra l'altro è stato dedicato anche un pub di Edimburgo, che si chiama appunto The Three Sisters. E questa è una panoramica che vi offro, che abbiamo potuto avere perché l'autista del pullman ci si è gentilmente fermato per permetterci di avere un punto fotografico, qualcosa da riprendere, quindi sia appunto da pullman, perché poi quando si fanno questi giri in pullman siamo sempre tempi molto ristretti, quindi per vedere quante più cose possibili si deve sottostare comunque delle tempistiche che non sono proprio ottimali, perché si va spesso di fretta e si ha poco modo di godere appieno. Però il tempo è stato sufficiente per godere di Loch Ness, dove siamo arrivati, e quello che state vedendo appunto è un negozio di souvenir a tema Loch Ness, questo è il mostro Nessie, il famoso mostro Nessie. E qui ci spostiamo verso Loch Ness, che sorge nel villaggio di Fort August, quello che state vedendo, molto carino, bellino, sebbene isolato ma caratteristico per foto, per una passeggiata di un paio di giorni anche, e molto bello. E poi ecco che qui vediamo Loch Ness, e questa è una traghetto, una piccola nave da crociera sul lago di Loch Ness, alla ricerca del mostro Nessie che abbiamo potuto avere. Questa è qualche panoramica, comunque molto molto bello. Poi vedremo le acque scure del lago, del discorso dello skyfall di cui vi parlavo prima. Questa è una prospettiva, ho tenuto anche a toccare le acque del lago di Loch Ness, non capire toccare le acque del lago più famoso al mondo. Il lago misura 260 metri e più in profondità,
ed è distante 15 metri dal mare. Infatti si crede che ci siano dei cunicoli nelle profondità acquatiche che collegano il lago al mare, e Nessie sia proprio arrivato dal mare al lago attraverso questi cunicoli. Qui, come dicevo, ho toccato le acque del lago, perché capita tutti i giorni di toccare le acque del lago di Loch Ness, e quindi per me è stato anche un po' un ricordo più tangibile dell'esperienza. Quindi si pensa che mostrano questi viaggi tra il mare e il lago. Le prime apparizioni sono del V secolo, apparizioni mai documentate scientificamente, ma la scienza che sta lavorando su, sono stati trovati campioni di DNA di creature molto grandi, ma ancora non si sa nulla a riguardo. Tra l'altro il governo offre 1 milione di sterline per chi riesce a trovare una prova o tangibile dell'esistenza di Nessie. Fotografia realistica, quello che stai vedendo, quindi il riflesso qui sull'acqua, il discorso dello skyfall che dicevo, perché queste acque sono così nere e torbide da riflettere perfettamente quello che è in superficie. E ci spostiamo poi qui su questa nave in direzione appunto il lago, quindi dove abbiamo esplorato la superficie del lago nella maniera più approfondita possibile. C'era la guida che ci raccontava appunto di molti ritrovamenti anche di pesci di 5-6 metri documentati con foto che ci erano state mostrate, e quindi la possibilità che ci siano effettivamente creature molto grandi all'interno del lago. In realtà scientificamente è improbabile che esista un mostro come quello previsto dalla leggenda, appunto il mostro Nessie, perché una creatura così grande avrebbe avuto fatica a sopravvivere per così tanti secoli, dal momento in cui l'apparizione, la prima apparizione risale al V secolo secondo le storie, e ad oggi sono passati tantissimi anni, ed è difficile che un mostro tanto grande sia riuscito a sopravvivere proprio per la fauna del lago. Un po' improbabile, no? Che un mostro così possa essere riuscito ad alimentarsi tanto a lungo e tanto per arrivare ai giorni nostri. Ci spostiamo poi di nuovo a Edimburgo, dove rientriamo. C'era questo uomo che ci permetteva di vedere delle civette dal vivo, che sono molto meno inquietanti da quando le aspettassi, e sono davvero uccelli fantastici, cioè davvero molto molto belli. E da qui ci siamo spostati poi in un ristorante. Finalmente, dopo vari pub, ci spostiamo in un ristorante l'ultima sera, dove abbiamo potuto provare appunto il salmone e il whisky. Sono a stremo, l'ho provato, perché Edimburgo, la Scozia in particolare, è famosa appunto per i suoi whisky e per il salmone, il famoso salmone scozzese. Del complesso, un'esperienza da rifare, che conto di ripetere, perché davvero è stata un'esperienza fantastica. La Scozia è uno dei paesi, come dicevo, che mi ha attratto di più. Racconto di tornare, perché davvero ci sono tantissime cittadine che vale la pena visitare, come Glasgow, ma anche Inverness. Glasgow è un po' Las Vegas, no? della Scozia, ma anche per le isole di Skye, isole fantastiche. Anche lì meriterebbe di essere visitato almeno tra zona altri 3 giorni. Quindi conto di tornare, spero di riuscire a tornare per non perdermi frangenti in questi paesaggi davvero fantastici. Voi fatemi sapere cosa ne pensate di quello che avete visto, e se avete visitato già la Scozia, cosa suggerite per un possibile mio ritorno, cosa vi è piaciuto di più. Insomma, chiacchieriamo nei commenti, sono sempre a disposizione. Nel frattempo, se avete fatto, iscrivetevi al canale spuntando la campanellina per essere aggiornati sulle notifiche, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto. Io vi ringrazio e vi saluto al prossimo contenuto.